Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Una corsa affascinante che ha attirato l'attenzione di numerosi runner a livello internazionale. La K2 Valtellina Vertical Extreme, capitolo terzo, ha regalato spettacolo a Talamona e performance da record. Dopo il tutto esaurito dei pettorali disponibili, la gara ha offerto un livello altissimo. I record del percorso, sia in campo maschile che femminile, sono stati frantumati con delle prove a dir poco eccellenti. Michele Boscacci e Camilla Maiano non solo hanno scritto il loro nome nell'albo d'oro dei vincitori, ma hanno abbassato notevolmente i record del tracciato. Per l'atleta di Albosaggia del CSI Esercito si tratta del secondo sigillo consecutivo. 1 ora 18 minuti 3 secondi il tempo stampato, 4 minuti in meno rispetto a quello del 2019, mentre la piemontese del team Salomon ha messo fine all'egemonia di Corinne Ghirardi, vincitrice delle prime due edizioni, con il crono di 1 ora 36 minuti e 2 secondi, abbassando il primato della Camuna di ben 6 minuti. In campo maschile sotto il best time anche Damiano Lenzi, secondo, e il lecchese Luca Del Pero, terzo. Completano la top 5 i due sloveni Timotej Bekan e Luka Kovacic. Tra le donne, alle spalle di Maiano, si sono classificate la sci alpinista Alba De Silvestro e Corinna Ghirardi. Quest'anno un livello decisamente più alto, un clima anche un po' più fresco e quindi è uscito un tempo veramente impressionante che non avrei mai pensato di poter fare su 2000 metri di dislivello positivo, con Damiano Lenzi subito lì dietro, e non si poteva fare nessun errore perché c'era veramente poco margine. Comunque è stata veramente una bella gara, il paesaggio cambia sempre e sono sempre stata da sola come donna e ho cercato di mantenere sempre lo stesso gruppo di uomini come riferimento ed è stata veramente una bella gara, io stavo proprio bene, sono stata molto contenta. 9 km di gara e 2000 metri di dislivello per il primo doppio chilometro verticale lombardo, che quest'anno è stato affiliato alla FISKY, Federazione Italiana Skyrunning. È una gara internazionale, porta un lustro in Valtellina particolare perché chiaramente 2000 metri di dislivello con atleti internazionali in un contesto unico, arrivando in cima a una montagna, penso che è una ciliegina sulla torta sia per la Valtellina e per tutti quelli che vengono a conoscere questi bellissimi paesaggi. Grandi paesaggi, grande organizzazione, essendo anche soltanto la terza edizione, però vedo che c'è anche tanto entusiasmo, tanti atleti stranieri, questo vuol dire che oltre al bel paesaggio anche l'organizzazione è stata molto brava in questi anni. Certo, anche il BIM ha voluto esserci quest'anno a sostenere questa gara così importante per il territorio della Valtellina, del mandamento di Morbegno e dell'intera provincia di Sondrio. Un complimenti agli organizzatori che hanno voluto sfidare questo tempo, ma soprattutto dare la possibilità agli atleti di gareggiare su un sentiero, un percorso così importante. Il Team K2 ha rilanciato la sfida, anche se siamo in un periodo ancora di incertezza per le manifestazioni sportive, ma abbiamo adottato tutti i sistemi di sicurezza e per gli atleti. La Valtellina si conferma sempre di più un teatro ideale per manifestazioni di questo tipo, capace di attrarre grandi personalità dello sport da tutto il mondo, e questo ci fa molto piacere. Nella top 10 anche Luca Manfredi Negri, che proprio lo scorso anno alla Prica ha stabilito il nuovo record mondiale di dislivello. Per fortuna riusciamo a fare questa gara grazie a tutto il comitato organizzativo, ad Andrea Mazzoni e tutto quanto. Per permetterci di gioire, no, con le nostre passioni. Percorrere i sentieri che abbiamo sempre fatto fin da bambini, per cui è un evento oramai, una tradizione da continuare, da portare avanti. Sognare, osare, non mollare mai. Non poteva mancare alla gara di casa Lucia Moraschinelli, forte runner talamonese. Dopo un anno di sofferenza per tantissimi atleti, sia a livello sportivo che lavorativo che familiare, diciamo che è proprio un toccasano riuscire a ritrovarci di nuovo e poter sfogarci, sorridere, divertirci tutti insieme,